Ciao, ciao lettori. Questo video sarà confuso, questo video sarà... non so cosa sarà, perché non ero preparata a girarlo, nel senso che non ero preparata ad avere un nuovo libro preferito. Non immaginavo che avrei mai potuto nella mia vita da adulta amare un volume più di quanto amo l'amica geniale di Elena Ferrante. E visto che abbiamo scoperto negli ultimi anni che alla vita piace da morire dimostrarmi che io mi sbaglio e che non ho certezze, che dovrei smetterla di pensare di tanto in tanto di conoscere qualsiasi cosa, e ha pensato bene di schiaffeggiarmi in faccia, di farmi leggere un nuovo libro di Elena Ferrante e di dimostrarmi che mi sbagliavo sempre per sempre. Che cosa è successo? Perché ho fatto questo gesto da italiano nei film americani? Non lo sappiamo. Quando è iniziato tutto quello che noi al momento stiamo vivendo, ho pensato di creare una book challenge. Sia per ispirare me stessa nel leggere di più, sia per ispirare anche voi, passare un po' di tempo insieme, creare qualcosa che potesse intrattenere anche voi. Se vi siete persi il video in cui vi illustro la mia book challenge, lo troverete linkato nelle schede e nell'info box. E uno dei punti di quella book challenge era, fra gli altri, un libro scritto da un autore o un'autrice che già ami e che ancora non hai letto. Io in libreria avevo lui. Lui l'ho acquistato a Latina, al mercatino dell'usato, per 3 euro. Uno dei pochi romanzi di Elena Ferrante che ancora non ho letto. Questo qui è Giorni dell'abbandono, edito da Edizioni O al prezzo di 9,90 euro. Lo troverete linkato ad Amazon nell'info box. Che è successo? Quando ho creato quella book challenge ho detto ok, Elena Ferrante è una delle mie autrici preferite, ho lui in libreria, ancora non letto, leggerò lui. Non potevo immaginare che sarebbe stata una delle esperienze più traumatiche della mia vita, non della mia vita da lettrice, della mia vita. Partiamo dalla storia. Parlare in questo momento è difficilissimo, non so se percepite il mio disagio nei confronti della questione. Noi abbiamo la nostra protagonista, Olga, che si ritrova di punto in bianco mollata dal marito. Olga ha origini napoletane, però vive a Torino, il marito è un professore universitario, sono trasferiti nella città appunto per il lavoro di lui, stanno insieme da circa 15 anni, hanno 2 figli, un cane. Olga non lavora, ha lavoricchiato in passato, però per occuparsi di lui, della casa, dei bambini e soprattutto per andare incontro a quelle che sono le sue aspirazioni di scrittrice, ha deciso di non lavorare, di stare a casa. Quindi economicamente, sentimentalmente e anche nel suo circolo di conoscenze dipende dal marito. Marito che appunto una sera le dice io me ne vado e se ne va. Queste sono le premesse. Prima di buttarmi sul perché questo è il mio nuovo libro preferito, ci terrei a dire un paio di cose. Uno, non riesco a trovare un solo lato negativo all'interno del volume. Non voglio dire che sia il libro perfetto, perché ovviamente oggettivamente non lo posso dire. Soggettivamente io non ho riscontrato alcun lato negativo, nel senso non ci sono stati dei momenti in cui mi sono annoiata, non ci sono stati dei momenti in cui ho pensato la scrittura non funziona in questo punto, non ci sono stati dei twist della trama che mi hanno fatto pensare che l'autrice non abbia pensato a fondo a quella che è stata la trama, non riesco a trovarli dei difetti. Al tempo stesso però, più vado avanti nel leggere Elena Ferrante, più mi rendo conto che molte tematiche sono ricorrenti. Non voglio dire che si legge un volume di Elena Ferrante ed è come averli letti tutti, però se già avete avuto modo di approcciarvi all'autrice e poi arrivate a leggere lui, vi rendete conto che tante cose sono le stesse, e questo può essere un lato positivo come un lato negativo. Per farvi qualche esempio, io appunto sono arrivata a leggere ormai quanti 4-5 libri della Ferrante, e la protagonista spesso e volentieri ha delle aspirazioni da scrittrice, o scrive o si affida ad un diario, alle lettere eccetera eccetera. Comunque sembra sempre che una delle sue protagoniste sia legata a doppio filo con quello che è il mondo della scrittura. Seconda cosa, sembra sempre che almeno in un punto del romanzo, e questa è una cosa che veramente ho riscontrato sempre in tutti i suoi libri che ho letto, la protagonista, o comunque un personaggio femminile, arrivato a un certo punto si distacchi da se stessa, nel senso viva almeno un'esperienza in cui non è totalmente se stessa, in cui va un po' contro quello che è il suo carattere normalmente, le sue abitudini.
si voglia in qualche modo distanziare dal suo essere corporeo da quella che è stata sino a quel momento per superare un certo tipo di trauma. Ultima cosa che io ho ritrovato qui è la gestione del rapporto con il maschile. C'è sempre un certo disgusto che si accompagna a quelli che sono i rapporti sessuali. Sono mai delle scene pulite, tenere, morbide, c'è sempre qualcosa di brutto, di negativo che si associa a quelle scene e a quei momenti. E poi noi ci ritroviamo, e questo qui è la questione Nino Sarratore per quel che mi riguarda, dedicato un intero video a Nino Sarratore, io vi linko nelle schede nell'info box, però appunto la questione Nino Sarratore, in tutti i volumi ci troviamo sempre di fronte ad un uomo che o fa mansplaining o comunque è una figura di un uomo intellettuale che dentro al cervello ha solo la sua cultura, nel senso non è una persona intelligente, più intelligente di te, è una persona che è più acculturata di te, che vive un ambiente sociale acculturato e questo gli dà un certo valore in qualche modo agli occhi della donna, però che fondamentalmente se poi lo vai a guardare nelle sue azioni è una merda. Quest'uomo, non voglio dire personaggio, quest'uomo lo ritroviamo in tutti i romanzi della Ferrante. L'uomo acculturato, affascinante, che ti affascina con le sue parole, poi lo apri, levi i prosciutti dagli occhi, lo guardi un attimino sotto una luce più oggettiva e ti rendi conto che fa schifo. Questi tre punti io li ho trovati ovunque e arrivata a questo punto della mia conoscenza di Elena Ferrante, io credo che siano tre punti saldi nella sua vita. Se mi rendo conto che ho letto 5-6 libri della Ferrante e in tutti questi c'erano questi tre punti con pesi diversi all'interno della storia, per carità, ma c'erano in tutti, io arrivo a chiedermi se le nostre protagoniste di volta in volta non abbiano una grossa parte di Elena Ferrante al loro interno, se Elena stessa non sperimenti molto spesso il fatto di distaccarsi dal suo corpo, perché è un processo che lei di volta in volta descrive con molta accuratezza. Soprattutto mi dispiace tantissimo per Elena e per gli uomini che deve aver incontrato in vita sua, perché se di volta in volta ci troviamo di fronte a determinati pezzi di merda che sbagliano sempre per le stesse ragioni, che sono sempre lo stesso tipo d'uomo, per me un Nino Sarratore ci deve essere stato nella vita della nostra autrice e deve aver avuto un peso non indifferente, deve averle generato dei traumi non indifferenti. La scrittura della Ferrante è impareggiabile. Io ho finito le parole, considerate che è un'autrice che io ho scoperto nel 2016, ho finito le parole per descrivervi il modo in cui lei scrive. Tanti non si approcciano all'amica geniale perché come me hanno il problema con i bestselleroni, nel senso si rifiutano per partito preso di leggere il libro del momento. Non voglio fare assolutamente una colpa a queste persone perché spesso e volentieri è un atteggiamento che ho anch'io, però se non volete leggere l'amica geniale ci sono altri romanzi della Ferrante, c'è I giorni dell'abbandono in libreria, su Amazon, in biblioteca, in qualunque luogo, date una chance a lui e poi vediamo. Se non mi viene voglia di leggere L'amica geniale, è una scrittura che ti entra nella carne. Mi ricorda spesso e volentieri quelle scene tipo dei film, specialmente splatter, quando c'hanno il temperino, quei coltelli piccoli, no? E cominciano a infilarli della carne con lentezza e c'è la scena macro, l'inquadratura proprio su quel punto, il sangue che comincia a sgorgare piano piano esce e piano piano la lama entra. Questa è la miglior descrizione che io posso fare della scrittura della Ferrante. Ti fa male, non ha paura di farti male, nel momento in cui comincia a entrare è finita. Non vi aspettate particolari gioie, che non sono dei libri allegri, però sono dei libri estremamente veritieri. Lei, più di tutti coloro che ho mai letto, tutti, è in grado di creare in me la sensazione di avere a che fare con delle persone e non dei personaggi. Non mi metterò a piangere in questo video perché ho deciso che ho pianto abbastanza su Read Blog Repeat nel corso di questi anni, però ho pianto leggendo il libro. Il libro mi ha fatto male, mi ha fatto proprio tanto male. Perché mi ha fatto male? Arriviamo al perché, così la finiamo qui. Io non voglio fare un video lungo mezz'ora, sarò sincera, perché questo qui è il mio nuovo libro preferito.
Allora, dobbiamo parlare del vissuto di Valeria. Io nel 2018, facciamola breve per piacere, perché di sta storia abbiamo parlato un milione di volte, mi stavo per sposare. Sono stata lasciata dopo 7 anni di convivenza, nei quali io avevo fatto di quella persona il fulcro della mia vita. Sono stata lasciata per un'altra persona. Oh, ma pensi che dopo che ne hai parlato 10.000 volte diventi più facile, invece no, diventa più difficile. Ho dovuto abbandonare quella che era la mia vita, la vita che io pensavo di essermi costruita, invece non me l'ero costruita io, perché nel momento in cui tu plasmi la tua vita su quella di qualcun altro, la tua vita non è mai veramente tua. Questo è un grandissimo insegnamento che io ho tratto dalla mia esperienza. Appunto, ho dovuto cambiare completamente la mia vita e non so se farvi sto spoiler oppure no della trama, ovviamente della mia vita, della trama del libro. E mi sono ritrovata non con 2 bambini, ma con un cane, da sola, ad affrontare la vita, per la prima volta nella mia vita da adulta. E questo è un pensiero che ha ogni essere umano sulla faccia della terra, che ho avuto anch'io fino a 2 settimane fa. Il mio dolore è unico. Lo provo solo io, e anche nel momento in cui mi sono approcciata ad altre persone che hanno vissuto ciò che ho vissuto io, ho continuato a pensare: il mio dolore è unico, perché ognuno di noi si approccia ad esperienze traumatiche in maniera diversa. I miei pensieri, ciò che io ho partorito dal momento in cui la mia relazione è entrata in crisi fino a qualche mese dopo, a tanti mesi dopo essere stata lasciata, è solo mio. Ok, mettiamolo in questo modo. Io ora ho difficoltà a parlarvi di questo volume, perché ciò che sto per dirvi è estremamente intimo, ma i pensieri che partorisce la protagonista all'interno del volume sono i miei stessi pensieri. Cioè, nel senso, io su pagina, per questo è stata un'esperienza di lettura così traumatica e inquietante, perché è stato inquietante. Olga pensa delle cose che ho pensato anch'io, con le stesse parole che ho pensato anch'io. Le stesse parole. Ho rivisto nero su bianco, edito d'edizioni, ho comprato su una bancarella le stesse cose che io ho fatto. Non tutto, però alcune cose che la nostra protagonista fa come conseguenza dell'essere stata abbandonata le ho fatte anch'io. Il punto focale del libro, che io non vi racconterò perché non vi voglio spoilerare, ma se mi conoscete, avete visto i miei video, se seguite in particolare la mia newsletter settimanale, se la siete persa trovate il link nell'info box, è una cosa che ho vissuto anch'io. Io più andavo avanti nel libro, più ero sconvolta, e quando sono arrivata a metà volume, quando c'è il conflitto più grave, perché a metà di ogni libro si trova sempre il punto più buio della vicenda, sono rimasta scioccata, non potevo credere. È come se Elena Ferrante avesse viaggiato nel futuro, mi avesse seguita per 1 anno e mezzo, fosse entrata nella mia testa per 1 anno e mezzo e poi avesse cambiato qualche elemento, cambiato ambientazione, cambiato età, inserito 2 bambini e si è scritto un libro. Questo è quello che è stato. E la cosa più assurda di tutto questo, che i pensieri, che proprio sono identici, non sto dicendo abbiamo fatto dei pensieri simili, sto dicendo abbiamo fatto dei pensieri identici, io ho usato quelle parole nella mia testa, quelli sono stati pensieri che sono venuti fuori da me, sono i pensieri più disgustosi. La mia mente, nel periodo di crisi immediatamente dopo, ha partorito delle frasi disgustose che, se ci ripenso adesso, mi sembra impossibile che siano state pensate e dette da me. Io mi conosco, io credevo di conoscermi prima di questa esperienza, sapevo dove la mia volgarità potesse arrivare. Questa esperienza mi ha insegnato che la mia volgarità non ha limiti, sono in grado di dire le cose peggiori e di fare le cose peggiori che l'umanità possa fare e pensare senza scadere nell'illegalità. Intendiamoci. Io ho detto cose che farebbero sbiancare chiunque di voi. Farebbero sbiancare uno scaricatore di porto. E le dice: questo mi ha insegnato una cosa che è molto importante. Anche nel momento in cui ciò che provi, ciò che pensi, ti sembra unico, non lo è. Se tu hai un determinato tipo di carattere, reagirai nello stesso modo in cui reagisce un'altra persona che ha il tuo stesso tipo di carattere. Io e la nostra protagonista siamo molto simili, siamo uguali. E io spessissimo dico che Elena Greco, una delle protagoniste e dell'amica geniale, è identica a me, mi ci rivedo in lei al 100%. E lei e la nostra protagonista nei giorni dell'abbandono sono 2 persone completamente diverse. Eppure io sono uguale, identica ad entrambe. Non immaginavo che avrei mai potuto trovare su carta qualcosa che io ho pensato, che io ho detto,
che io ho fatto, che ho vissuto. Ci ho tolto un peso allucinante ora che ho fatto questo video. Ed è per questo che ora lui è il mio libro preferito. Non posso spiegarvi la sensazione, potete capirla solo se l'avete vissuta. Cioè, leggere un libro scritto da qualcun altro anni e anni prima che voi viveste magari un determinato trauma e ritrovarlo alla perfezione. L'abbandono è la cosa peggiore che possiamo vivere. Sentirci abbandonati, sentirci esclusi, sentirci lasciati andare come se fossimo stati un peso che l'altra persona si portava dietro. È la sensazione più orribile sulla faccia della terra. Senti come se tu non avessi più un valore a livello umano. Qualunque sia il tuo livello di autostima, sia che tu abbia un'autostima 100, un'autostima 0, nel momento in cui vieni abbandonato, ti senti spogliato di qualsiasi cosa buona tu senta di avere o che senta di poter portare nel mondo. E soprattutto si tratta di un sentimento che spesso e volentieri è al centro della letteratura, proprio perché è così polarizzante, proprio perché ti smargina e ti apre in questo modo, crea un conflitto incredibile dentro di te con gli altri. È perfetto per raccontare una storia. E non ho mai trovato qualcuno che riuscisse a descriverlo per come è davvero. Questo è come davvero l'abbandono. Questo libro vi spacca lo stomaco. A me ha spaccato lo stomaco. Voglio concludere questo video, che già so che sarà molto più lungo di come l'avevo pensato, non facendovi uno spoiler di quella che è la trama, ma parlandovi di quello che poi è l'aspetto che mi ha colpito di più in assoluto. Io pensavo, arrivata più o meno alla fine, perché questa è una cosa che succede più o meno alla fine del volume, di aver già sperimentato tutto, nel senso, ho letto tutto, ho detto ok, non mi può fare più male di così. E la nostra protagonista arriva a partorire un pensiero che ho partorito anch'io, ovviamente, perché i miei pensieri sono i suoi. È una cosa alla quale io sono arrivata quando ero a Latina, quindi non tanti mesi fa. E la mia relazione si era già conclusa da un anno, nel momento in cui ero a Latina. Ed è stato un pensiero che in qualche modo mi ha dato coraggio, o comunque mi ha restituito un po' del valore che io penso di aver perduto e che io sto tentando di riacquistare con le unghie e con i denti. Però sono arrivata a pensare questa cosa e nel momento in cui l'ha pensata anche lei mi sono ritrovata a dire: Elena Ferrante l'ha detto meglio di come l'ho pensata io. Non vi leggerò le parole precise. Mi ha dato così tanta speranza, ha fatto rinascere in me la bellezza, mettiamola in questo senso, leggere queste parole. Facciamo così, vi spiego adesso questa cosa, se non lo volete sapere perché lo ritenete uno spoiler, skippate fino agli ultimi 10 secondi del video. Se invece non vi importa di saperla e siete particolarmente curiosi, continuate. Lei dice: io ho sempre pensato di essere stata abbandonata perché lui si è inabissato, è caduto dentro, ha cominciato questa sua caduta e non ce l'ha fatta, ha visto un buio troppo buio. Non è quello che dice all'interno del libro, lo sto rimettendo in parole mie proprio per non spoilerarvi super precisamente quello che dice. Però ha visto questo buio e mi ha abbandonata. Invece no, lui quel buio, quel cratere, quel burrone sotto di sé lo ha visto dall'alto, si è piegato e lo ha visto. E quello è bastato, anche solo vederlo è bastato per spaventarlo a morte. Io, sei la nostra protagonista, ma anch'io, io sono quella che ci è finita dentro. Io sono quella che l'ho attraversato tutto, è arrivato sul fondo e sta risalendo. Lui non ce l'avrebbe mai fatta a vivere quello che ho vissuto io. Questo è in qualche modo il pensiero che la nostra protagonista partorisce con parole molto migliori, ed è quello che ho partorito io qualche mese fa. Il momento in cui mi è saltato in mente per la prima volta, è stato il pensiero che mi ha portato veramente a cominciare un processo di guarigione che sia vero e di allontanamento che sia vero. Tutte le cose che pensavo di trovare all'interno di un libro in tutta la mia vita, questa era l'ultima cosa che mi aspettavo. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, non è stata una recensione, non è stato nulla sto video, avevo solo bisogno di sfogarmi leggermente, perché quando un libro io lo amo ho bisogno di sfogarmi. Vi mando un bacio, fatemi sapere se l'avete già letto, se programmate di leggerlo, potrebbe farvi tanto male, a me ha fatto tanto male, sarà lunga riprendersi da questa lettura, ma lui è ufficialmente il mio nuovo libro preferito e comincerò a rompervi le scatole con lui finché avrò potere di caricare video su YouTube. Io vi mando un bacio, invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, controllate l'info box per pieno di informazioni utili e noi ci vediamo alla prossima.